Isole ecologiche mobili attive anche nelle ore pomeridiane, un servizio potenziato per incentivare la raccolta differenziata e agevolare i cittadini nelle operazioni di conferimento dei rifiuti. Il servizio dunque sarà disponibile dalle ore 8 alle ore 19:30 sino al 21 luglio, il lunedì in Viale Regina Margherita, il martedì in Piazza Santa Flavia, il mercoledì al Villaggio Santa Barbara, il giovedì in Via Trigona della Floresta, il venerdì in Via Guastaferro e il sabato in Piazza Falcone Borsellino. L'amministrazione intanto prosegue gli sforzi per risolvere le criticità nella fascia dove è stato avviato il porta a porta e sono stati rimossi tutti i cassonetti, ad eccezione di via Paladini e le vie a cavallo tra la zona A e B. È necessario, è proprio necessario che tutti i cittadini vadano a ritirare i propri mastelli. Devono andare, possono andare alla, diciamo, ex farmacia sotto Palazzo del Carmine, aperto tutto il giorno, dalla mattina al pomeriggio fino alle ore 18 e anche il sabato mattina è ancora aperto. E poi abbiamo aperto anche una roulotte che si trova collocata a Piazza Mercato Grazia. È proprio questa funzione di consegnare i mastelli, di consegnare i sacchi e anche dei volantini che spiegano un pochino, aiutano i cittadini a fare la raccolta differenziata. E i cittadini devono recarsi in questi posti semplicemente con la tessera sanitaria e il codice fiscale, nient'altro. Se poi hanno anche il pagamento della Tari lo portano, perché c'è l'identificativo direttamente con l'ufficio tributi per eventuali sgravi ulteriori per coloro i quali vanno a conferire o a Cammarella o presso le isole ecologiche mobili. Voglio ancora ricordare ai cittadini che esiste uno sgravio importante nella nostra città. I cittadini che vanno a conferire diciamo, i rifiuti differenziati o a Cammarella oppure presso le isole ecologiche mobili che si trovano dislocate in tutta la città a seconda della giornata, avranno diritto ad ottenere uno sgravio fiscale pari al 40%, che non è una cosa da poco. Si stanno facendo anche dei controlli a tappeto sulla città. Ci sono dei vigili urbani che sono adeguatamente formati, proprio specificamente con conoscenza specifica di quello che è il contratto di appalto e anche della normativa, ma tutti i vigili hanno avuto questo mandato da parte del comandante, da parte del sindaco, proprio di monitorare la situazione in tutta la città. Sono state levate alcune sanzioni, delle contravvenzioni, per lo più per la violazione dell'ordinanza, quindi gli orari di conferimento, ma le sanzioni più gravi sono quelle che riguardano l'abbandono del rifiuto in città, perché questo, diciamo, è veramente sanzionato in maniera molto pesante, da 300 a 3.000 euro, quindi abbiamo avuto delle sanzioni anche di 600 euro.